ed è la Val di San Nicolò, il cuore pulsante di questa mia escursione, di questo mio nuovo video. La Val di San Nicolò, e quindi si ritorna, ritorno dopo tantissimi anni lungo la Val di Fassa, e dopo avervi accompagnato nelle settimane precedenti lungo la Val di Fiemme, una buona parte della Val di Fiemme, ora inizia questo mio nuovo percorso qui, in questa nuova vallata dolomitica del Trentino. Si tratta ovviamente di strade interne che sono chiuse al traffico. L'unica cosa su cui bisogna stare un pochino attenti è il via vai delle navette, che dal punto di partenza all'altezza dell'area camper della Valle di San Nicolò transitano per alcune di queste destinazioni, alcune di queste malghe che sono sparse lungo la valle, quindi da porre solo un po' di attenzione a questo. E come nota geografica, per salire in direzione di Malga Monzoni, in questo momento sto camminando lungo la Valle dei Monzoni, quindi la Val di San Nicolò rimane leggermente più a valle rispetto a dove mi trovo io ora, ma per dare le giuste indicazioni geografiche, questa è la Val dei Monzoni. Ed eccomi in Malga Monzoni, a 1820 metri di quota. Ci vuole circa un'oretta e mezza per salire in questo punto direttamente dal punto di partenza, quindi tenendo sempre come riferimento l'area camper della Val San Nicolò. E quello di Malga Monzoni è anche un punto di transito che sale in direzione del rifugio Monzoni e del rifugio Valazza, complessivamente 50 minuti uno e un'oretta e 15, un'oretta e mezza il secondo. Nel mio caso invece scendo di una cinquantina di metri rispetto alla Malga per congiungermi con questo sentiero, il sentiero 603A, che dà come indicazioni, tra le varie indicazioni, la Sella della Palaccia.
Ed ora lascio il sentiero 603 per iniziare la salita in direzione della Sella della Palaccia su sentiero 641, il 641. Oh yeah! Quella di Sella Palaccia è il punto più
più a monte, più in alto dell'intera escursione. Adesso il sentiero 641 prosegue questa lunga discesa in direzione della Val San Nicolò di Baita alle Cascate, dove mi fermerò per il mio pranzo di metà giornata. Oh yeah! E giungo così in Baita alle Cascate a 2011 metri di altitudine, in circa 4 ore e 30 dal punto di partenza dell'area caravan della Val di San Nicolò. Ovviamente 4 ore e 30 che sono sempre individuali. Tenete in considerazione che per attraversare l'intera crosta rocciosa che abbraccia a sé l'intera Val di San Nicolò ci vogliono 4 ore e 30 per giungere con precisione al Passo San Pellegrino, quindi dal versante opposto, il Passo San Pellegrino che poi vede l'entrata delle Dolomiti Bellunesi con Falcade e l'intero Agordino. Ed ora vado a chiudere questo anello escursionistico tra la Val Monzoni e la Valle di San Nicolò, ed è proprio la Valle di San Nicolò che ora diventa protagonista in questa fase di rientro, una lunga discesa e i suoi famosi baiti, le sue famose malghe.
Ed eccomi nuovamente in Malga Crocefisso, dove questa mattina ho preso quel sentiero di deviazione sulla destra ed iniziare così la salita in Val Monzoni per raggiungere Malga Monzoni. Adesso l'ultimo tratto, che 10-15 minuti mi riporta nuovamente in all'altezza dell'area camper della Val di San Nicolò, che è stato il punto di partenza di questa mattina. Allora, è inutile dire che è stata stratosferica. È stata stratosferica, per cui un anello meraviglioso, meraviglioso, prima volta che camminavo non lungo la Val di San Nicolò, ma era la prima volta che camminavo in salita in direzione di Malga Monzoni, quindi della Val dei Monzoni. E come tipologia di sentiero mi sento di definirlo per escursionisti esperti. Non sembra, ma è un lungo anello, è un lungo anello con dei dislivelli abbastanza impegnativi in certi tratti, in certi frangenti, per cui da considerare anche questo. Però insomma, rischi e pericoli nessuno, bellissimo, panoramico, ottimi punti di vista che guardano lungo la Valle di San Nicolò, tutte le vette, le creste rocciose che abbracciano a sé questa bellissima valle. Per cui da affrontare con calma, con il dovuto passo, e vedrete che sarà una cosa speciale, meravigliosa. Oh yeah! Alla prossima! Ciao Fioi! Fioi!